arrivederci. Ciao. Grazie mille. Ciao amici. Dopo uno splendido volo siamo finalmente giunti all'aeroporto di Cagliari. Siamo venuti da Milano ed è già pronta la mia automobile per andare sul posto della registrazione. Oggi parleremo del Treno Verde, un'iniziativa del WWF nata nel 1983. Andiamo! Buongiorno! Alla stazione di Manda, se da qui arriveremo ad Arbatax. Questo è il treno del WWF. Per chi ancora non lo sapesse, il WWF è un ente che si propone di proteggere la natura. E noi come possiamo aiutarlo? Partecipando alle cose che organizza. Il Treno Verde è appunto un'attività del WWF. Si passerà e si guarderà la natura in treno e si raggiungeranno posti che in macchina non è possibile raggiungere. In viaggio! Verso la fine dell'Ottocento, la Sardegna disponeva della sola rete ferroviaria a scartamento normale, cioè la distanza tra le rotaie era adatta per i percorsi normali. Per raggiungere i luoghi impervi e montagnosi serviva una rete a scartamento ridotto, cioè le rotaie dovevano essere più vicine per permettere una maggiore stabilità in salita e soprattutto in curva. Fu così che col passare del tempo nacquero nuove reti. Il paesaggio è ricco di pascoli e campi seminati, ma piano piano che la locomotiva avanza, lo scenario cambia. Attenzione, dopo la galleria ci aspetta il lago del Flumendosa. Del settore educazione del WWF di Cagliari. A lui voglio fare questa domanda. Ho visto che ci sono parecchi incendi. Volevo sapere i motivi. La Sardegna è tristemente famosa per gli incendi. Come mai? Sono dolosi? Ecco, diciamo che quasi il 95% degli incendi sono di origine dolosa e questo purtroppo la Sardegna, come stavi dicendo tu Manuela, ha un triste primato. Gli incendi vengono appiccati in genere da pastori che magari bruciando favoriscono così il crescere dell'erba nella stagione primaverile. Molto spesso invece vengono proprio appiccati da proprietari terrieri che magari per liti interne magari bruciano questi territori. Però a me risulta che se tu bruci il terreno l'erba cresce subito più verde. Sì, inizialmente l'erba cresce subito, quindi il terreno sembra più fertile, che si sia fertilizzato. Invece succede il contrario, cioè il terreno risulta e quindi i fattori atmosferici come il vento portano via lo strato superficiale di terra e il terreno risulta più impoverito. Guardo, più impoverito. Ed eccoci alla prima pausa lunga, quella per la pappa. Voi seguiteci comunque la prossima volta perché ci inoltreremo nella foresta di Montarno. Non mancate. Ciao!